Ben ritrovati, facciamo questa domanda oggi molto importante. Cosa pensa di me la persona che mi sfugge, quella che non sento e non vedo da tempo? Cosa pensa di me? Vi ricordo sempre che è cartomanzia interattiva. Se non credi che sia tua, non può, diciamo, aiutarti. Poi, se invece pensi che la situazione può essere giusta, allora rimani con noi. Come sempre, io faccio tre mazzetti e leggerò quello del mezzo. Ecco già, diciamo che questa persona ti stressa, sei un po' sotto pressione. Perché? Perché non ci sono novità. Giustamente, non avendo novità, non sai cosa pensa di te. Da quello che vedo, potrebbe essere un ex convivente, un ex marito o comunque una persona con chi c'era un rapporto importante e che adesso non senti più. Questa persona comunque, a parte cosa pensa di te, credo che da quando non avete più notizie, anche lei è stressata o è in difficoltà, perché non sapendo nulla, non dando sue notizie, non sa neanche, non riceve neanche lui o lei notizie. Dunque è una persona che da un po' di tempo forse sta pensando che è stato sbagliato di allontanarsi così. È una persona che vorrebbe rivederti, vorrebbe riavvicinarsi a te. Perché? Perché sicuramente magari c'è stato un allontanamento perché avete litigato o perché pensava che non andavate d'accordo o pensava comunque che era meglio stare lontano da te. Invece, da quando se n'è andata, questa persona si rende conto che non sta evolvendo, che la situazione è piatta, che non c'è nulla di bello nella sua vita e perciò avrebbe desiderio di rivederti, senz'altro perché pensa che la vita senza di te è triste. Dunque, senz'altro pensa che sei comunque una persona importante, una persona per chi soffre. Se soffre vuol dire che prova un sentimento e non credo che chi prova un sentimento può pensare male della persona per chi prova. È vero che anche tu non sei stata molto morbido o morbida, o perlomeno lui pensa che sei stata molto determinata nell'allontanarti, nel giudicare, nel decidere un po', diciamo, questa rottura insieme a lui o lei, e adesso non sa cosa pensare. Perché? Perché senz'altro, se sei stato o stata così determinata, non sa adesso se hai poi aver cambiato idea. Io lo so, molte persone nella sofferenza cacciano via, vattene perché sei stronzo o stronza o perché con te sto male, e poi piano piano il tempo passa e rimpiangiamo. Dunque per questo magari adesso vorresti sapere questa persona cosa pensa di te, perché ti sei ammorbidito, ti sei ammorbidita, vorresti un cambiamento di situazione, vorresti comunque avere qualcosa in più, vorresti un ritorno, credo, perché comunque nel distacco incomincia a ripensare a quanto poteva essere, diciamo, nei momenti in cui andavate d'accordo era una persona molto amorevole. Dunque dall'altra parte sta pensando la stessa cosa. Io credo che quello che pensi o senti tu lo sente, lo pensa anche questa persona. Dunque ha desiderio di rivederti, ma un desiderio fortissimo.
è molto, comunque molto, per quanto è stato determinato o determinata, perché può essere sempre uomo o donna, vale per tutti, per quanto è stato determinato o determinato nel distacco, è quasi pronto o pronta a riavvicinarsi, perché ha un desiderio forte, ma molto forte, di rivederti. E secondo me non è solo il vederti che lo desidera, ha desiderio di contatto fisico. Dunque, molto probabilmente, ha desiderio anche di fare l'amore con te. Questa è una situazione, perciò, che è un po' in bilico. Grande litigio, grande distacco, grande nervosismo, però è tutto forte. Anche adesso la voglia di riavvicinarsi, la voglia di abbracciarti, di fare l'amore con te è fortissimo. Dunque prova il rimpianto, prova comunque una grande emozione, un grande sentimento. Credo che a questo punto è inevitabile che presto o tardi vi rivedrete, perché questa persona è lì ancora non del tutto pronta, ancora è bloccata, un po' ferma, ma credo che tutto cambierà, perché questa carta fa capire che questo fermo non sarà per sempre. Va bene? Vi auguro una buona giornata a tutti e tanta fortuna in amore, allora. Grazie di averci seguito fin qui. Se siete interessati al sesto senso, all'occulto, alla cartomanzia e alla divinazione, e anche a ciò che non si vede ad occhio nudo, in generale, seguiteci ed attivate la campana per essere avvisati quando esce un nuovo video. Grazie.